dalla depressione si può guarire, però bisogna prenderla in tempo. Come si fa ad annullare quest'ombra? Sicuramente affidarsi agli operatori, ma anche a persone vicine che possono essere amici, possono essere familiari. Ecco, fondamentalmente parlarne. Quello che può aiutare i genitori è capire se e osservare se ci sono degli importanti cambiamenti rispetto al carattere, alla personalità, al modo di agire del ragazzo o della ragazza prima di quel momento. Accorgersi che qualcosa non va e chiedere aiuto. Questa è la cosa molto importante, perché quando si manifestano questi episodi possono essere transitori, facilmente affrontabili e curabili. In questo il ruolo quindi dei genitori, della famiglia, dei fratelli, ma anche e forse soprattutto dei coetanei, dei compagni di scuola, è particolarmente importante, perché consente proprio di identificare il cambiamento. Voi mi vedete. Beh, un bel pugno nello stomaco, eh? Deve essere un pugno nello stomaco. No, certo, un colpo bassissimo. Però che vuole essere questo? Perché cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che bisogna utilizzare tutti i linguaggi, tutte le strade, tutto quello che abbiamo a disposizione per parlare soprattutto della depressione nelle fasce più giovanili, per non vedere quegli sguardi persi e per rispondere a quella domanda: mi vedete? Sì, ti vedo e ti aiuto. Assolutamente sì, si sente, sì, spero si senta. E stamattina abbiamo iniziato a parlare di salute mentale nelle aziende, e nei vari progetti che abbiamo ascoltato alcuni facevano riferimento alla necessità di un supporto anche per i dipendenti, ma soprattutto per la gestione dei figli, di quello che stava accadendo. Quello che abbiamo voluto realizzare con il corto Mi Vedete, qui con me c'è il regista e c'è Giovanni Martinotti, che è uno degli esperti che ci ha aiutato, è stato proprio andare a raccontare quello che stava succedendo alle fasce più deboli in un momento particolare, i 2 anni di pandemia. E non è voluto, essere veramente un pugno nello stomaco, perché parlare di salute mentale non è facile. Abbiamo visto l'impegno di tante aziende, non è facile assolutamente parlare di salute mentale nelle fasce più giovani. Ma quello che abbiamo potuto raccogliere nel momento in cui il corto è stato presentato in primis a Giffoni, 200 ragazzi erano presenti, e sinceramente io sono tornata a casa molto più speranzosa, perché sono molto più pronti di noi, probabilmente di noi adulti, ad affrontare temi come possono essere le malattie mentali. Quindi veramente c'è un terreno molto più fertile, e probabilmente grazie a loro riusciremo veramente ad abbattere quel muro del pregiudizio che anche oggi abbiamo visto cercare di abbattere con alcune iniziative delle aziende che si sono raccontate. Grazie. Professore, riconoscere la presenza di una malattia mentale come la depressione non è facile, neanche dentro casa, in famiglia. Quali sono i segnali che possono arrivare dai bambini, dai ragazzi dentro casa? Da che cosa se ne deve accorgere un genitore? Ci dà qualche strumento? E poi perché avete deciso di rappresentare la depressione in questo modo? Cioè un'ombra, quindi, che ha delle sembianze fisiche. Come vi parlano i ragazzi della loro depressione? Cioè come ve la spiegano? Perché poi è anche difficile per un ragazzo riconoscerla, cioè quando non riesci ad alzarti dal letto e ti chiedi perché, e non capisci che qualcuno ti deve aiutare. Ecco, come ve la spiegano, come ve la raccontano? Ma allora, innanzitutto c'è un paradosso di fondo, cioè la depressione sarà nel 2030 la malattia più diffusa al mondo.
e gran parte della popolazione sa molto poco di depressione. Se noi pensiamo a depressione, dice beh, c'hai un umore che sta giù, hai poca voglia di fare, ok, questo. Però c'è tanto altro. In un ragazzo ci può essere irritabilità, ci può essere insonnia, e ci può essere scarsa voglia di stare con gli amici. Una molla che spesso ci può muovere verso il comprendere è il cambiamento rispetto a un equilibrio che magari c'era in precedenza. Quindi saper leggere questi segnali non è semplice. Fondamentalmente c'è pregiudizio, la classica frase del genitore, beh, ma tanto la crisi adolescenziale ti passa, è un problema momentaneo, e alle volte c'è grande ignoranza. Ecco, uno dei motivi di questo corto è andare un po' al centro del problema, cercando di fare educazione. E c'è anche, professore, un po' la paura di un genitore, no? Nel cogliere quei sintomi che non si vogliono vedere, no? Cioè io immagino che delle volte c'è un girarsi dall'altra parte, non per menefreghismo o disattenzione, no. Ma proprio per la paura di non vorrei riconoscere un disagio così forte. Assolutamente sì, questo è il problema centrale. Per un genitore non è bello dire mio figlio è depresso. Chiaro. Quindi è più facile dire mio figlio ha un problema cardiaco, ha un problema, beh, va dal medico, si cura. Andare dallo psichiatra oggigiorno è paradossalmente ancora difficile. Cioè la gente arriva a trattare un disturbo, a far trattare un disturbo dopo 1 o 2 anni di malattia, che è un tempo determinante, perché ovviamente come tutte le patologie di interesse medico, se io il disturbo lo prendo all'inizio ho buone possibilità per andare a bersaglio. Più tempo passa, più il problema diventa grande e poi ci possono essere gravi conseguenze. Primo fra tutto le tendenze suicidarie, che non sono un problema da niente nei giovanissimi. Ricordiamo che nei giovani la principale causa di morte dopo gli incidenti stradali è il suicidio, cioè non sono cose da niente. Quindi ecco, con questo corto si è cercato di andare così, con un pugno in pancia, andare a toccare il discorso, anche perché se non ci sarebbe in maniera emozionale su queste cose, in altra maniera diventa complicato. Dunque, al regista chiedo al dottor Riccardi, è un corto che tutti dovrebbero vedere, ovviamente, e però che si rivolge anche e soprattutto ai giovani, no? E trovare il linguaggio giusto per far arrivare un messaggio ai giovani, per farli riconoscere, magari dire io questa cosa la vivo, la sento, aiutatemi, mi vedete? Non è facile. Ecco, come avete scelto, come realizzarlo? È stata un'operazione abbastanza complicata, diciamo che partivamo da una sceneggiatura che era molto buona, era stata passata al vaglio, diciamo, con tutti gli esperti che avevamo a disposizione, e chiaramente mi sono trovato in mano una storia che era già fondamentalmente molto vera, e conosco anche il problema, diciamo, per direttamente per esperienze familiari, e quindi ho cercato di riprodurre un po' quello che conosco, un po' quello che veniva dalla scrittura, e rappresentare quest'ombra, appunto, come parlava il professore, di, diciamo, in un modo che fosse allo stesso tempo inquietante e di scherno. Quindi una specie di un se stesso cattivo che va a prendere in giro, diciamo, su determinate cose. Quindi io avevo questo mondo da raccontare e ho cercato di metterlo dentro così. Tra l'altro vi ricordo che alla fine di questo nostro evento sarà possibile vedere il cortometraggio in sala, non dura moltissimo e ne vale veramente la pena, ed è un modo veramente per leggere la salute mentale, i problemi, i disturbi legati a tutto l'ambito mentale in una maniera sicuramente molto, molto efficace. Io vi ringrazio moltissimo, non ruberei altro tempo a tutti voi. Ringrazio il dottor Riccardi e il professor Martinotti, vi invito a rimettervi comodi e poi ad unirvi a noi nella fase finale del lancio.